lapidazione. Togliamoci dalla mente l'immagine della Madonnina. Io quando a volte sento parlare della Madonnina, veramente dico, ma come? Questa è altro che Madonnina. Una donna, una grande donna, una grandissima donna, assolutamente. Quando ha con certezza accolto quello che era il piano di Dio sulla sua vita, non ha avuto paura. Stiamo parlando di una donna. Che non ha avuto paura, non ha avuto paura di subire una pena terribile, come dicevamo prima, quella della lapidazione. Ecco, allora affidarsi a Dio non vuol dire assolutamente essere come delle persone fuori dai problemi, di poter subire la lapidazione e l'abbandono anche da parte della persona amata, Giuseppe. Ma se Dio ci mette alla prova, o la vita ci mette alla prova, una cosa è certa: Dio non ti abbandona. Quando sentiamo il peso del portare davvero le nostre croci, il credente ha una forza, che è quella del sapere che Dio non ti abbandona. Lo abbiamo visto e lo vediamo nella vita di Maria. All'inizio vi ho detto come... ci commuoviamo, quest'anno magari metteremo pure gli metteremo la mascherina, senza Giuseppe e la Madonna, che qui rischiamo, no? Però quando ci fermiamo davanti al presepe, diciamo, che bello il presepe, siamo sicuri che è bello il presepe? Quale madre vorrebbe per un figlio una stalla come luogo di nascita? Santa, non lo so se qualcuno di voi è stato mai a Betlemme, ma vi posso assicurare che quando scendi in quella grotta, sicuramente in fotografia l'avete vista, dove c'è quella... Non abbiamo visto nulla di facile nella vita di Maria, non c'è stato nulla di facile, nulla nel dire, ma guarda che comodità che ha avuto dall'inizio in questo tragitto che stiamo vivendo, no? Assolutamente, vita molto difficile, ma nello stesso tempo forte, perché la sua fede è stata veramente una fede incrollabile. È come la storia di Maria, no? Che stiamo un po' toccando con le mani. Ma quando però la fede diventa vita, ma dammi la fede non è che te la crei tu, non è che te la costruisci tu, non è qualcosa che ti inventi. Allora tu dici, beh, quella persona era in un modo e oggi è in un altro modo. Quella persona era una persona poco raccomandabile ed oggi quella persona è diventata una persona molto raccomandabile. Io porto sempre l'esempio di vite... Io in casa mia c'ho una parete piena di immaginette di santi e ho fede. E attenzione, non basta neppure dire, io comunque vado a messa la domenica, prego, e ho fede. Bisogna vedere poi se la fede diventa vita. Attenzione a quello che ho detto a questo passaggio. Bisogna vedere se la tua fede diventa vita o rimane solamente un'etichetta. Una scena di Maria tra le più belle che troviamo nel Vangelo. È la scena della cosiddetta visitazione. E guardate che per andare dal paese di Maria, che era Nazareth, ad Ancairim, così si chiamava il paese di Elisabetta, era una strada veramente difficile da percorrere. Ancora oggi lo è, ma allora era ancora più difficile. Perché non c'erano le macchine? Perché comunque non c'erano mezzi comodi per poterci arrivare. E Maria era già in attesa del figlio. Però non ha paura di percorrere la strada per andare a trovare questa sua cugina. Un figlio, peraltro anche in un'età molto avanzata. Allora vediamo un po' quello che ci viene detto da San Luca. Vi leggo il brano. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria... Ma c'è sofferenza nella vita di un anziano. Io non so se poi vi è capitato mai di poter sentire, no? Non una lamentela, perché poi l'anziano, ecco Elisabetta, che ci porta dinanzi la serietà. Non so se poi è mai successo di parlare con un anziano, a me sì, perché sono freddo. Con un anziano dice, ma come vorrei, no? Mio nipote non si può mai sentire. E tu rimani là. Non si allontana, non fugge dalla croce, però è là, è presente, è ferma. È ferma. L'unico brano del Vangelo che presenta Maria in una forma dialogata
è anche abbastanza lunga, è quella del Magnifico, che io vi vorrei leggere e che può diventare anche la nostra preghiera conclusiva questa società. Beh, tante cose si scardinerebbero, no? Si superbi. E concludiamo con questa immagine, perché come vi dicevo prima, nel Magnificat ci sono tantissime altre immagini belle, a disperso i superbi. Cosa vuol dire la parola superbia? Vi è mai capitato di dire a una persona: sei troppo superbo tu? O lo hai pensato di qualcuno? Ecco, nel Magnificat noi troviamo questa parola. Sentiamo, le conosciamo perfettamente, però non siamo mai entrati dentro quella parola a capire cosa significa. Si senta super, superiore agli altri. A parte che già i filosofi antichi, vi dico, qualcuno, lo stesso Socrate, diceva già: quando una persona pensa di sapere tutto, non sa nulla. Super, super. Ma che sei super? Di che cosa? Di questo? I superbi nel pensiero del loro cuore. Ci riporta a sentirci davvero tutti quanti sullo stesso piano. Lo stesso piano. Ecco l'atteggiamento bello, forte, che viene fuori da questa vita meravigliosa, che è la vita di Maria, e noi non potevamo non vivere la nostra festa attraverso questa riflessione su una donna così bella, no? Ci sono tantissime altre formule caricate di una scatola di parole. Quando la preghiera nasce dal cuore e diventa relazione con qualcuno che è al di là di te, allora tu ne senti gli effetti, i benefici pure, no? Però tutte quelle famiglie che stanno vivendo, non che hanno vissuto, ci sono quelle che hanno vissuto la terribile prova della perdita di un caro senza potergli stare vicino. Io vi posso dire, come sacerdote, mi sono trovato a dover benedire delle salme solo con due persone, un'esperienza terribile, spero sia l'ultima, con le famiglie a casa, i quali non hanno potuto neppure, no, stare vicino alla salma del proprio caro, e neppure in ospedale. Allora noi vogliamo anche manifestare la nostra vicinanza, che non è soltanto quella fisica, ma anche il ricordo, il pensiero. Papa Francesco denuncia l'indifferenza del cuore dell'uomo oggi. Allora io vi chiedo di non essere indifferenti a queste situazioni. In questo momento, adesso, possiamo essere distratti da mille cose, pure qua. Però concentriamo veramente il nostro pensiero su tutte queste famiglie che non hanno sofferto, ma che stanno soffrendo. Allora vogliamo ricordarle. Vogliamo ricordare in modo particolare quanti stanno lottando contro questa malattia, i paesi che in modo particolare si trovano a dover far fronte a questa emergenza. Preghiamo per la nostra città affinché il Signore ci possa allontanare da questo male. E anche per le vostre intenzioni, ognuno di voi metta le proprie intenzioni che portate nel vostro cuore. Ecco, Maria diceva: ha disperso i superbi nel pensiero del loro cuore, ma nel nostro cuore ci sono tante cose belle che il Signore conosce e che non trascura. Il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Concludiamo con un canto. Chi si ti bella, manco l'usulia pa. Raguna vui, guardo lo cielo, la luna e gli stelli, io mi domando come si ti vui, io mi domando come si ti vui.
siti voi, siti la mamma di poverelli, siti la mamma di orfanelli, dati una mano agli provati, pensati puro per i malati, pensati puro per i malati. Fussi pitturi io non saparia quanta bellezza c'è tali colori e manculi paroli barria muti descrivo tutto l'amore, muti descrivo tutto l'amore. Siti la mamma di l'orfanelli, siti la mamma di poverelli, dati una mano agli provati, pensati puro per i malati, pensati puro per i malati. Grazie.